A tutti buonasera dall'ippodromo di Cesena, convegno di corse di venerdì 14 agosto. Prima prova riservata ai puledri di 2 anni ritirati Cesnia Daghi, restano 6. 1 Calliope Trio, 2 Crystal Pan, 4 Costa Rica Pan, 5 Crystal RL, 6 Crack Stecca, seconda linea, 7 Corrivia Font. I favori sono per Crystal RL, Massimo Compagno, vicino nella valutazione Crystal Pan, poi anche Crack Stecca. Macchina intanto che accelera. Partiti con tentativo di Crystal Pan di assumere l'iniziativa, si oppone per il momento Calliope Trio. Più indietro c'è Crystal RL che cerca di accodarsi. Calliope Trio ha conquistato il comando sull'attacco di Crystal Pan che insiste ma poi deve ripiegare in seconda posizione. I primi 200 in 15 secchi, terza posizione per Crystal RL, poi via via in fila indiana tutti gli altri, con la debuttante Calliope Trio, una figlia di Nadal Sheba con Marco Stefani Insediolo che continua a guidare al completamento dei 400. Mentre all'esterno non tarda a progredire Crystal RL che avvicina Calliope Trio dopo 500 metri di gara e i 600 se ne vanno in un tranquillo 47 e mezzo. Ora davanti alle tribune Crystal RL va con maggior decisione su Calliope Trio che è sempre in schiena Crystal Pan, poi alla corda c'è Corrivia Font, ancora Crack Stecca per corsie esterne, chiude il gruppetto Costa Rica, Pax. Intanto 1-3-4, il passaggio agli 800 con in leader Calliope Trio che continua a guidare ad andatura ridotta per il momento, all'esterno non si impegna più di tanto Crystal RL, siamo del resto ancora a 650 dalla conclusione, il chilometro è percorso in 1-19-4, a questo punto attacco deciso di Crystal RL a Calliope Trio, resta in quota anche Crystal Pan, poi Crack Stecca. Calliope Trio cerca di opporsi ma si avvantaggia gradualmente. Crystal RL, ancora Calliope Trio con il sopraggiungere della curva, rientra in parte l'avversario. Intanto siamo a 250 dalla conclusione con Crystal RL che insiste all'esterno di Calliope Trio. A questo punto c'è Crystal che passa ma a centropista. Interviene Crystal Pan che passa per vincere sulla stessa Crystal RL, mentre per il terzo sono in linea Calliope Trio e Crack Stecca. 1-18 e 3 con 38 a chiudere la vittoria per Crystal Pan e Edoardo Baccalini che raddoppia così il successo ottenuto al debutto. Una corsa all'attesa. Gioco il lavoro sporco l'ha effettuato Crystal RL per demolire Calliope Trio, ne ha approfittato Crystal Pan per scattare all'ingresso in dirittura e vincere ancora agevolmente 1-18-3 ragguaglio conclusivo per l'allievo di Baccalini. La quota al totalizzatore 3,08.